Make your cover! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi video all'aperto dal lago di Pozzillo, che abbiamo tutti imparato a conoscere attraverso le video lezioni di pittura. È quel video di cui, è quel lago di cui abbiamo fatto quel quadretto con l'Etna e le pale di Ficodiglia. Bene, finalmente mio marito mi ci ha portato e così approfitto per girare qualche video. Oggi, in questa giornata di primavera, con questi colori così chiari, con questo riverbero del sole, insomma, ho tanta voglia di primavera che finalmente forse si sta affacciando, e allora voglio cambiare la cover del mio telefonino e fare una cover che mi ricordi tanto tanto la leggerezza della primavera. Ed ecco l'occorrente per preparare insieme la nostra nuova cover, tutta chiara e primaverile. Allora, innanzitutto io riciclerò una vecchissima cover di H&M, la tolgo non tanto per la condizione dei brillantini, che è ancora ottima, ma per il fatto che si è scollata tutto sotto e non mi piace portarla in giro così. E allora, quindi, una cover da H&M, una di queste cover di plastica. Se non avete una cover da riciclare, quindi dalla quale staccare l'adesivo, è molto semplice, andate da Cinesi e comprate una di quelle cover coi bordini colorati, come questa qua. Vedete, sono molto semplici, costano dagli 1 ai 2 euro, quindi anche molto economiche, ma un po' bruttarelle. Noi cercheremo di renderle migliori. Con cosa? Io, per questa che mi accompagnerà nel periodo primaverile, inizio estate, userò queste perline di tre misure differenti. Queste perline io le compro dai cinesi a 1,50 euro, ci sono di diverse misure. Naturalmente non vi chiederei di comprare 4,50 euro di perline per fare solo la cover. Queste hanno un utilizzo veramente diversificato, potrete usarle in qualsiasi lavoro di crafting, di scrapbooking, lavoretti vari, creatività, insomma sono molto molto versatili, anche perché per la cover ce ne serviranno un po' pochine. Quindi non mi dite sì ma non conviene, perché non dovrete comprarle solo per questo, ma per un ambito molto più vasto, è del materiale, diciamo così. Poi, dal mondo della manicure, ho preso del glitter bianco. Eccolo qui, si vede? Del glitter bianco, quello che serve appunto per la nail art. E questo lo prendo dai cinesi, sono 6 confezioni, 6 colori, 1 euro. Poi della Vinaville è un pennello, e cominciamo subito. Come prima cosa mi preparo le perline di cui penso aver bisogno. Me le metto a portata di mano e con un paio di forbici vi consiglio di praticare dei tagli e di prendere appunto le perline così in verticale, in modo da separarle, perché sono in realtà tutte unite da un filo di colla che le tiene tutte agganciate, in modo che così saranno indipendenti l'una dall'altra. Quindi preparatevi un paio di striscette di perline. Se vi viene male lavorare con le mani, munitevi anche di pinzette, quella per le ciglia. Quindi tagliatele nel senso della lunghezza, non nel senso orizzontale, perché vedete, la colla è qui, tra una perlina e l'altra, e noi proprio quella dobbiamo recidere. Ok, presa una striscia di ogni tipo e due di quelle piccoline, me le lascio da parte. Continuo staccando dalla cover la vecchia guaina con gli strass, che è appiccicata, vedete? A questo punto, dopo un bel po' di lavoro, avrete da una parte la cover e se vedete che è opaca e che è ancora sporca di vedete?
di collante, non è importante perché tutto questo adesso andrà ricoperto, quindi non si vedrà più. È cosa molto importante, da quest'altra parte vedete tutti i brillantozzi, tutti i brillocchi che ho tolto dalla vecchia cover, che non butterò ma metterò da parte perché ho già intenzione di utilizzarli per un riciclo fashion. Guardate, cliccando qui accederete al video in cui potrete vedere dove li ho riciclati. Quindi non buttate via nulla, conservateli. Adesso mi sono munita di pinzetta. Avete visto che lo smalto è andato via perché gratta gratta, la prima cosa che si è grattata è stato lo smalto. Le ditte di smalto dovrebbero farli testare a noi i loro prodotti. Allora, riempiamo questo vano tutto di colla vinilica. Capito perché vi ho detto che non è importante che fosse del tutto pulito, insomma, se c'è qualche eccedenza di prodotto precedente. L'importante è che adesso la colla la mettiate sino al bordo. Versate nella parte centrale, stando molto attenti a queste zone limitrofe. Mettiamo più o meno lo stesso quantitativo di colla su tutta la superficie. Per far questo lavoro è importante che le cover abbiano un gradino tra la parte interna e il margine esterno, in modo da poter contenere bene bene la Vinavil e non farla sbordare. Arrivati a questo punto, mettiamo via la colla, cominciamo a comporre la nostra fantasia di perle, adagiando le perle a mo' di composizione, più o meno l'una accanto all'altra. Adesso prima inserirò tutte le perle grosse e poi solo alla fine andrò via via scalando di misura. Quando siete soddisfatte della misura grande, passate alla misura intermedia. Quindi con la pinzetta mettiamo le perline più piccole. Di queste ce ne occorreranno un numero abbastanza ampio perché dovranno ricoprire la maggior parte della superficie della cover. E quando si creeranno dei buchi di colla attorno alle perline, mi raccomando, rimpinguateli spostando la colla. Ok, siamo a questo punto, la stiamo riempiendo, adesso piano piano riempiamola tutta di perline e ci vediamo dopo. L'ultima perlina, ecco come si presenta il cellulare in questo momento. Adesso devo riprendere la colla e con uno stuzzicadenti o con i rebbi, con la forbice, con una delle forbici, appunto delle forbicine,
Riempio gli spazi di colla, qualche puntino in cui la colla era meno presente si sarà asciugato, quindi andate a mettere un po' di colla lì dove serve, pulite sempre bene i margini e siamo giunti all'ultimo momento per la nostra cover. Poggio la mia cover su un pezzetto di carta forno e prendo i miei glitter. Quindi, piano piano, butto il glitter su tutta la superficie della cover. Siate generosi e assicuratevi di andare su tutta la superficie, angoli inclusi, soprattutto gli angoli. Quindi battete bene e col ditino assicuratevi che una parte rimanga ben adesa. Quindi togliete l'eccesso e se volete ributtate il glitter dentro la jar, ributtate il glitter dentro la sua jar e quindi ripetete l'operazione. Vedete, se ne è consumato pressoché nulla, eh? Quindi potete ripetere l'operazione per assicurarvi che tutti i margini vengano ben presi. A questo punto la nostra cover è pronta, deve soltanto asciugare. Mi raccomando, prima di farla asciugare passate un dito sui bordi dolcemente, facciamola asciugare un paio di giorni almeno, 24 ore bastano, però per essere certi, considerando che debba essere manipolata, meglio aspettare. Quindi spolveriamola con un pennellone tipo da fardo, un pennello morbido da pittura, e quindi potremo usarla senza nessun tipo di protezione, perché tanto la Vinavil terrà molto bene a sé tutto il glitter che avremo messo. Adesso vi lascio le foto e noi ci rivediamo tra un attimo. Insomma, fatta tutta quanta con pochissimi soldini e con tantissimo gusto. Spero che questa cover vi piaccia, ma ne faremo presto molte molte altre, perché in estate ho già idee fenomenali per le nostre cover. Bene, io vi ringrazio per essere così tanti a seguirmi, vi ringrazio per essere sempre così carini. Se i video vi piacciono, mi raccomando, continuate a spolliciare lì in su e vi aspetto tutti sulla mia pagina Facebook. Vi mando un enorme bacio e vi ricordo sempre che vi voglio un mondo di bene. Ci rivediamo al prossimo video, da Ombretta e d'Arte per te è tutto, arrivederci!